Prima di questo video vi informo che dal 17 luglio inizierò il mio nuovissimo let's play su Paper Mario. Vi lascio già in descrizione la playlist per poter seguire questo let's play dal day one sul mio canale. Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in un nuovo episodio su Super Mario Maker 2. Sì, lo so, questa serie è un po' a singhiozzi, a volte vi porto 3 episodi in una settimana, altre volte non ve ne porto neanche per mesi. Ma giocando con Freak, Gravir e Tonks mi è venuta una terribile voglia di giocare i vostri livelli che mi avete lasciato nel mio Discord, come al solito lo trovate in descrizione. E come primo livello abbiamo un livello di Ado Gamer che si chiama Troll ed è in stile di New Super Mario Bros. U, quindi andiamo a vedere un po' di cosa si tratta, quindi giochiamolo immediatamente insieme. Allora, il record è tipo 5 secondi, una cosa del genere, o 5 minuti, non ho visto. Però siccome c'è scritto Troll... Siccome c'è scritto troll, mi ha trollato. Cosa mi potevo aspettare se non da un livello troll sta roba? La cosa più ovvia che io... Ma non l'ha toccata. Non c'era il ta... Comunque in tutto questo dobbiamo ringraziare Gravier se la serie è tornata. Prego, Fro. Eccomi qui comunque. Non lo so perché, ma essendo troll... Non mi fido molto di quella porta. Ah, tutto qui. Sei serio? Me l'aspettavo un filo più difficile. Aspetta, rifacciamolo. No, no, qua voglio il record. Cioè, ci ho messo di più. Ci ho messo di più adesso. Ma è stata una cifra esageratamente tonda. 8, fine. Credo che meglio di così non posso assolutamente fare. Non credo assolutamente di poter fare di meglio. Sono troppo lento. Però comunque, forse ho migliorato il mio record. Sì, l'ho migliorato di pochissimo. Cioè, oddio, ci separa neanche mezzo secondo. Però non penso assolutamente di poter fare di meglio. Però ti lascio un bello. Dai, un inizio anche abbastanza leggero e anche abbastanza tranquillo. Ottimo lavoro. Avanziamo verso il prossimo. Ok, io ne ho preso un altro, li sto prendendo in fila. Ma anche qua abbiamo una percentuale di successo altissima. Record di Alelon ed è un livello di Pompelmus che usa lo stile di Super Mario Bros. Il primissimo, anche se in realtà non è primissimo, Super Mario che c'è all'interno di questo gioco in generale come stile. Anche se in realtà ci sono altri Super Mario. Si chiama Non-Suspicious Setup. Cosa aspettarci? Non ne ho idea. Ah, ma è automatico? Vediamo. Sì, è tipo automatico. Semi-automatico. Hi. Ciao. Hi, this. Sì, posso salire. This is a co... cosa sta succedendo? Co... A cool. Ciao. Questo è un livello figo. Qua c'è scritto palesemente enjoy. Va bene. Sì, però è tutto dritto. Cioè fammi giocare, per favore. Fammi giocare. Un sacco di scritte. Un sacco di scritte, ma come mai? Quindi, come? Come stai? In che senso? Cosa vuol dire come sto? Confuso. Non so cosa fare. Oh, shit. Ah, è così? Sì? Finito? Seriamente tutto qui? Come ha fatto a fare di meno? Come ha fatto a fare 11 secondi... 12 secondi di meno? Non puoi! Sono confuso! Oh, finalmente un livello abbastanza difficile di Puccio 88. La mia prima speedrun. 21 ce l'hanno fatta su 305. Stile Super Mario World. Uno dei miei preferiti. Ok. Va bene. Io ci sto. Speedrun 1. Ah, quindi ce ne sono anche altri in caso. Va bene. Poi vi lascio come al solito il codice, quindi se volete vederlo e giocarlo. Ma speedrun in che senso? Mi serve Nella? Devo... Ah, ok. Devo tirarla e saltare. Ok. Ma soprattutto, la cosa principale, io lì mi posso fermare. Cioè posso tirare Nella senza dover per forza di cose... No, non c'è arrivata. Non c'è arrivata Nella. Fu. Oh, sembra così, ma è un botto difficile, prendere il tempo giusto con Nella.
Non avevo visto, ce n'è anche uno in alto. Oh, questo cambia tutto. Ah, no. Non era così, devo prendere il... Ma... Io ho tirato solo un'anella. E cos'altro è successo? Cosa? Cosa è successo? Cosa è successo? Sì, caro. L'ho fatto! Ce l'ho fatta? Oh, no. Ok. Nice. Finito! Ah, mi aspettavo peggio. Ma è veramente un bel livello, eh. Cioè, vabbè che abbiamo iniziato con due livelli abbastanza semplici oggi, quindi... Non è che ci volesse molto a fare un livello un po' più complesso. Non riesco a migliorare i miei record, per quale motivo? Questo livello invece è un livello troll che mi è stato mandato nello scorso video. Non quello con Gravier, Frake e Pocketonks, ma quello ancora prima, dove ho giocato io da solo. E siamo a livelli con una percentuale bassissima. AndriX66 mi ha mandato un altro livello troll. C'è scritto di non rage quittare, sarà molto difficile. Ed è Super Mario 3D World, c'è una percentuale di successo del 2,38%. Mi voglio male, andiamo. No! Li ho sentiti arrivare. Allora, se non mi ricordo male, in 3D World si può salire sui Twomp. Sì. Ho un head. No, ehi. L'ho preso. Dove siamo? Dai. No, sei serio? Guarda, piuttosto che uccidermi, faccio ricominciare da capo io. Che poi in realtà qua c'era pure un pesce prima. Il pesce smack. Eccolo lì, gigante tra l'altro. Come ci arrivo di lì? Credo non così. Ce l'ho fatta, entriamo. Speriamo che non sia un troll anche questo. Oh no. Ok. Ma dai, ma perché mettono le frecce? No, non è vero. Ok, ma non ce la faccio a passare lì. Non c'è nulla. Perché? No. No. Perché hai messo un pesce smack anche lì? Non ci faceva nulla. Questo livello lo chiamerò il livello dei pesci smack. È pieno. Ma perché? Per quale arcano motivo? Ci sta però questo livello adesso, eh. Ci sta un casino. Bravo che l'hai creato, Andri. Aspetta, ok. Giusto. Sei serio? Aspetta. Ok, adesso che sappiamo dove sono tutte quante le fregature di questa prima parte, possiamo proseguire. Ok. Non so perché, ma... No, non c'è nulla. Oh, aspetta, altri Twomp. Saliamoci. Dai però, non mi puoi mettere blocchi nascosti nei 3x2. Vabbè, dai. Secondo me ce n'è un altro qua e ci permette di fare il percorso. No? No? Ok. Vediamo. Dai. Proviamo a entrare qua dentro. Forse si può entrare così. Sì. Ho fregato il creatore del livello. Easy peasy. Oddio, ma non è che dovevo tornare tipo... Ok. Ah, ok, allora qua sopra si può stare effettivamente. Come no? In che senso, no? Ok, allora facciamo così. Sfrutto questo blocco che si è creato. Quest'altro blocco qua. Perché?
troppi pesci smack. Troppi pesci smack, ok? Troppi. Adesso scopro che in realtà non dovevo fare niente di tutto questo e dovevo passare in un altro punto perfettamente dritto. E basta. Sì. Sì, caro, ce l'ho fatta. Oh no, e adesso? E adesso? È sbagliato, mi sa, eh? Perché? Perché? Becco sempre quello sbagliato all'inizio. Perfetto, entriamo qui. Adesso è giusta, dai. Adesso è giusto, dai. Ma... era giusto? No, io non so più davvero che strada fare. Questo suono di Super Mario esprime chiaramente il mio stato d'animo al momento. Non è che tipo l'on e off devo tenerli? Ma aspetta. Ora che ci penso, qui abbiamo i blocchi rossi. Dobbiamo semplicemente tornare indietro. Adesso il punto è come risalgo lì. Soprattutto si può risalire lì? Forse no. Sì, 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 si può. Però il problema adesso è questo Twomp, che è molestissimo. Così tanta fatica per niente. Stavolta non me la sbaglio come prima. Ok, ce l'ho. Allora, dovrei avere... Oh, sì, caro. Sì, caro. Ti prego, dimmi che non ci sono altri troll. Perfetto. Sì, sì. Sei serio? Addio, soldato. Ok, sono di nuovo dentro. Sperando che quei due Twomp non mi distruggano. Ok, quindi dovevo aspettare che arrivasse uno, saltare, fregare l'altro, passare qua e stare attentissimo perché... Ok. Oh, Dio mio! Dio mio! È stato... istruttivo. Ti lascio anche un bel commento. Ma sì, dai, va bene. Tosto, punto esclamativo. E lo pubblichiamo. Bravo. Mi sei piaciuto. E davanti al livello di Andri, ragazzi, possiamo concludere qua questo nostro nuovo episodio su Super Mario Maker 2. In descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link utili, come vi ho detto all'inizio, la playlist. E se vi va, mandatemi sia livelli nel mio Discord, nella sezione apposita, oppure qua sotto nei commenti, perché comunque ho visto che qualcuno me lo mandate e sono anche molto interessanti. Basta vedere questo, che è stato fichissimo. Detto ciò, grazie della visione e vi aspetto nel prossimo video sul mio canale. Non mancate assolutamente. Alla prossima! We'll be right back.